Buonasera a tutti. Oggi parleremo di educazione sessuale. Per partire, direi subito di partire con il cortometraggio che hanno fatto nella scuola dell'IS Falcone Gallarate. Quindi, vediamolo. Stiamo parlando di educazione sessuale e del fatto che in Italia non esiste una legge che ne tuteli l'insegnamento a scuola. Nella maggior parte dei paesi europei l'educazione sessuale è considerata uno strumento per garantire la salute fisica e psicologica della popolazione, perciò il suo insegnamento è salvaguardato. Sono state condotte alcune indagini dalle quali è emerso che il 50% degli italiani intervistati vorrebbe che l'educazione sessuale venisse garantita a partire dalla scuola secondaria di primo grado. La disinformazione sulla sessualità porta a diverse conseguenze negative e quindi alla violenza verbale, a quella sessuale, alla prevaricazione dell'uomo sulla donna e al consolidamento del pregiudizio dell'idea di donna oggetto all'interno della società odierna. Vorrei parlare con una delle ragazze che ha contribuito alla realizzazione di questo cortometraggio, Chiara Lupo. Ciao Chiara. Ciao, piacere a tutti, io sono Chiara e sono, come hai detto tu bene, Giorgia, una delle ragazze che ha partecipato alla realizzazione di questo cortometraggio. Allora, il compito era quello di realizzare un cortometraggio che avesse come scopo quello di pubblicizzare un servizio, comunque qualcosa di istituzionale. E io e i miei compagni, dopo un breve brief, abbiamo deciso di puntare sull'educazione sessuale. Abbiamo deciso di puntare su questo argomento perché secondo noi non è rappresentato appieno dalla legge italiana e quindi volevamo fare un lavoro divertente, semplice, ma cioè, che facesse capire appieno il nostro scopo, quindi che alla fine il sesso è natura ed è giusto parlarne ed informare. Ok, grazie mille Chiara. Nulla. Io sono a rappresentanza di tutto il gruppo, ma comunque è stato un lavoro di gruppo tra cui ha partecipato anche Giorgia e nulla, è uscito, devo dire, un bel progetto, ecco. Grazie mille. Adesso vorrei partire da questo video per chiedere ai ragazzi qui presenti e magari anche ai professori che cosa ne pensano dell'educazione sessuale all'interno della scuola. Se viene fatta, se avreste voglia di che venisse fatta maggiormente. Prego. Che dovrebbe essere incluso molto di più in tutte le scuole, soprattutto dalle elementari, con magari un metodo molto più tranquillo per poi andare a maggiorare via via andando di scuola in scuola. Sì, salve. Io sono pienamente d'accordo con il mio compagno Guzzo. A parere mio si dovrebbe iniziare sia dalle elementari, ma da quello che mi ricordo viene fatto, e per poi continuare alle medie e sin dai primi anni delle superiori, quando magari si inizia a sperimentare la sessualità, e sicuramente con un po' di tatto rispetto a come verrà affrontato negli ultimi anni delle classi quinte, come stiamo facendo adesso in religione.
Logicamente anch'io credo la stessa cosa, perché secondo me l'educazione sessuale va fatta a step, quindi non bisogna subito partire con cose che scandalizzino i ragazzi, ma anche soltanto con banalità come l'affettività e quello che ne implica. Io personalmente alle medie ho trattato di educazione sessuale, ad averla trattata poco forse è stato più alle superiori, e sì, sarebbe, è sicuramente un argomento molto utile, quindi va fatto di più. Sentiamo anche magari la professoressa Santoro al riguardo. Sì, buongiorno a tutti. Mi è piaciuta quell'espressione, cominciare con alcune banalità come l'affettività, e secondo me questa è proprio una parola sbagliata, non voglio fare la prof, ma io penso che noi persone siamo fatte di corpo, di mente, di cuore, emozioni, sentimenti, psiche, siamo un tutt'uno, quindi parlare di persona, parlare di affettività e parlare di sessualità dovrebbe essere un tutt'uno. Io personalmente ho fatto tanti corsi di educazione alla sessualità e all'affettività a partire dalla scuola primaria. Sono d'accordo con chi diceva step by step, ma quando si tratta di questi argomenti proprio come qualcosa di assolutamente naturale e meraviglioso, i ragazzi già da piccoli entrano in quest'ordine di idee che non ci sono tabù. Il tabù è spesso dalla parte degli adulti, e anche questo non è troppo da accusare, siccome parlare di sessualità imbarazza, imbarazza gli adulti, purtroppo poi succede che c'è questa difficoltà nel parlarne con i bambini, ma i bambini comprendono, anzi sono felici di sapere come nascono, cosa succede, che cos'è questo corpo che esprime anche un rapporto d'amore e da cui può nascere una nuova vita. Va bene, vuole parlarci meglio anche dell'affettività? Sì, l'affettività sarebbe un discorso lunghissimo, perché in realtà parliamo di qualcosa che ci appartiene dalle primi istanti di vita, anzi probabilmente già dalla fase prenatale, quando siamo nella pancia della mamma, abbiamo le nostre prime relazioni col mondo esterno, e soprattutto poi da quando nasciamo cominciano i nostri primi rapporti affettivi con le persone, prima chiaramente con la mamma che ci offre anche il nutrimento, bisogno primario che ci permette di stare al mondo, ma sappiamo bene che quando una mamma allatta il suo bambino non gli dà solo il latte, non gli dà solo quello che serve per vivere dal punto di vista materiale, ma dà anche quella carica affettiva che è fondamentale, altrimenti basterebbe una macchina con un biberon che nutre. Quindi è un discorso che ci porterebbe lontanissimo, ma chiaramente noi ci concentriamo un pochino più sull'affettività adulta. Io credo che ciascuno di noi debba compiere nella sua vita un percorso di maturazione affettiva. E ve lo spiego raccontando la storia di un rabbino, un anziano rabbino che passa davanti ad un ristorante e vede un giovane che si sta mangiando un bel piatto di pesce. Allora gli chiede: come mai mangi questo bel piatto di pesce? E il ragazzo risponde: perché io amo il pesce. Il rabbino ci pensa su un po' e poi gli chiede: ma quindi, siccome tu ami il pesce, hai deciso di pescarlo, di farlo bollire e ora te lo stai mangiando. Tu non ami il pesce, tu ami il piacere che provi nel mangiare il pesce. Ecco, io credo che questa storiella, questo aneddoto sia molto carino per esprimere qual è il passaggio che dobbiamo fare da un'affettività più infantile ad una più adulta. Perché quando noi siamo bambini, per noi è naturale ricevere le attenzioni dagli altri, non solo è naturale, ne abbiamo bisogno di essere al centro dell'attenzione degli altri, di ricevere le attenzioni dagli altri. E quando ci innamoriamo succede un po' la stessa cosa, cioè siamo felici di qualcuno che ci mette al centro dell'attenzione, che ci fa sentire belli, apprezzati, importanti, capiti,
eccetera, eccetera. Insomma, questi sono i bisogni affettivi che noi abbiamo. Quindi trovare una persona che ci fa, che ci risponde a tutti questi bisogni, ci fa stare bene con noi stessi. Però l'amore è un'altra cosa. Quello è l'amore per il pesce. Quella gratificazione dei bisogni è un po' l'amore per il pesce. Siccome questa persona mi fa stare bene, allora io la amo. Il vero amore è il passaggio dal ti amo perché soddisfi i miei bisogni al siccome ti amo, io voglio il tuo bene e cerco di vivere, di fare ciò che è bene per te. Chiaramente in una relazione che deve essere paritaria, rispettosa, reciproca, altrimenti diventiamo degli zerbini e questo non è evidentemente amore. Allora, l'innamoramento è proprio quella fase in cui siamo talmente carichi di energie, di dopamina, di cortisolo, di tutta una serie di ormoni che ci fanno perdere anche un po' il contatto con la realtà e che ci fanno sentire molto bene proprio perché ci sentiamo al centro del mondo dell'altro. L'amore è qualcosa che dobbiamo invece imparare a maturare. Quando magari l'altro ci mette un po' meno al centro, quando al centro noi non mettiamo più i nostri bisogni, ma mettiamo il volere il bene dell'altro. Questo è l'amore e richiede tempo, richiede anche un po' di fatica, di lavoro su se stessi. Come esempio io porto sempre quello della mamma che quando la mamma di un bambino piccolo, un neonato, che comincia a piangere di notte una, due, tre, dieci, quindici, venti volte, lo dico per esperienza personale, e quando si alza di notte alla decima, quindicesima volta, non lo fa perché, ah, come amo il mio bambino, non vedo l'ora di andare ad abbracciarlo, lo fa perché c'è qualcosa di più grande, quindi è faticoso in quel momento, ma c'è un bene più grande da salvare che è l'amore e la vita di quel bambino. E io credo che l'amore adulto sia questo. Quindi, per concludere, è credo fondamentale parlare di sessualità e dal mio punto di vista è fondamentale parlarne all'interno di una persona che è un'unitarietà. Perché il nostro corpo va in una direzione, ma siamo noi siamo il nostro corpo, non è che possiamo allontanare queste due cose. E quindi crescere nell'uno e nell'altro ci permette di stare bene con noi stessi, perché il benessere della persona c'è quando proprio queste dimensioni del corpo, della mente, della psiche, dell'emozione viaggiano nella stessa direzione. Grazie mille, prof. Grazie. È stata anche una bella metafora. Ho apprezzato molto. Grazie mille. Adesso vorrei l'intervento di Sofia che porta come lei vorrebbe portare l'educazione sessuale a scuola. Okay. Buonasera a tutti, innanzitutto a tutte. Chiaramente il mio intervento questa sera è un'integrazione a tutti gli altri, quindi mi fa molto piacere essere qui e partecipare a questa vostra iniziativa, no? Quindi penso sia bene sottolineare che ognuno di noi sta dicendo una parte importante di quello che è tutto questo tema dell'educazione alla sessualità. Nel mio approccio io porto educazione sessuale in realtà a tutte le età, perché come ben possiamo immaginare chi non l'ha ricevuta prima, che sono quindi ora le persone adulte, hanno delle grandi mancanze, da cui la necessità di farla già dalle prime età e per gradi. Quello che voglio condividere con voi è l'importanza di portare l'educazione sessuale, quindi anche di ricercare intorno a voi l'educazione sessuale, ricercare informazioni che riguardano la sessualità ed esperienze che la riguardano, in modo tale che quello che possiate trovare sia un'esperienza che tocca soprattutto il corpo, che fa incontrare la vostra relazione con il corpo prima di tutto. Perché l'esperienza di educazione sessuale che molti di noi hanno ricevuto, la maggior parte di noi, io stessa per prima, è stata un'esperienza in cui mi fornivano migliaia di informazioni riguardo la gravidanza, le malattie sessualmente trasmissibili, l'anatomia dei genitali, che però poi alla fine
Sono informazioni importanti, sì, però se solo queste esistono e solo queste mi vengono date, è chiaro che non è sufficiente, perché l'esperienza sessuale è un'esperienza molto più ricca di quegli aspetti. Quindi, innanzitutto, ricercare un'educazione sessuale che vada a coinvolgere molto meno la mente e più il corpo. Semplicemente anche solo nel comprendere il linguaggio del corpo, che cosa si sente. Perché spesso, come succede in generale nell'educazione, in tutti i campi e quindi anche purtroppo in quello sessuale, il presupposto di partenza è che gli interlocutori, quindi in questo caso i ragazzi, siano dei vasi da riempire di informazioni, che poi girino per il mondo questi vasi pieni di informazioni e ci aspettiamo che naturalmente si elaborino ed escano delle cose che possano veramente portare al benessere, no? Ma non è così. In realtà, dunque, dobbiamo ripensare un percorso che accompagni realmente e non che riempia, ma che accompagni a scoprire le risposte dentro di sé. Quindi questo è il primo aspetto. Nel secondo aspetto, per farlo, quindi per portare un tipo di percorso che non parli solo alla mente, come ben diceva appunto la professoressa prima, no? Siamo un'unità di aspetti, dobbiamo andare a scoprire quali sono le strutture che incasellano poi le informazioni che riceviamo, perché altrimenti il nostro lavoro continua a essere un lavoro di cambiamento di contenuti, quindi io non insegnerò più un'educazione sessuale basata su magari alcune informazioni fallaci, alcune informazioni che influenzano e che nutrono un tabù, ma insegnerò, porterò un'educazione sessuale che è senza tabù, che dà una libertà, no? Un po' come anche negli ultimi anni inizia a esserci per fortuna più dialogo, no? Sul tema, però se non cambio il processo, se non vado a incontrare qual è la struttura che sta ricevendo questi contenuti e quindi come li elaborerà, allora di fatto non cambierà mai niente. Continueremo a portare avanti un sistema che varia nei contenuti ma non nei processi. E continueremo quindi in realtà a in qualche modo sottovalutare poi quella che è la sessualità realmente. Spesso nei percorsi che faccio lo dico chiaramente che noi siamo un orgasmo che cammina, perché noi arriviamo da lì, poi per i più fortunati, non sempre è così ovvio. Scherzo, bisogna sempre un po' spiegare l'ironia a volte, perché appunto noi camminiamo e siamo il frutto dell'energia sessuale che si è svolta, che è esplosa in quel momento di sesso dei nostri genitori. Dunque è importante che ci rendiamo conto che la sessualità, il sesso, è qualcosa di molto più grande anche di quello che troviamo scritto in un manuale di anatomia o di biologia. Perciò entrare quindi in un processo educativo che va a stimolare un contatto col mistero, essenzialmente, col mistero che è la sessualità, che quindi è fatto sì di tante informazioni, possiamo parlarne per migliaia di ore, però soprattutto è qualcosa che scopriamo noi con noi, noi con gli altri, che è oltre anche tutto quello che ci hanno spiegato. E per poter viverla così, è chiaro che devo essere anche accompagnata a farlo, se no il mio primo approccio alla sessualità sarà pieno di dubbi, di paure, di giudizi, di domande che va bene che ci siano, però se sono sola, queste domande, questi dubbi, queste paure mi creano una voragine dentro. Per cui l'intervento per me questa sera va proprio in questa direzione, in generale, in tutto quello che è l'approccio alla sessualità. Un approccio alla sessualità che interviene sul corpo e meno sulla mente, pur dando quelle informazioni necessarie, ovvio, e che va anche a incontrare una dimensione più sottile, un'educazione sessuale che parli anche un po' più allo spirito e un po' meno a appunto solo alla materia o solo a come le cose dovrebbero andare, tutte le informazioni del caso. Quindi ecco, io auguro a tutti e a tutti voi di poter incontrare un tipo di approccio del genere in tutte le sue forme, appunto, varia poi da persona a persona come viene portato e come viene ricevuto. Ecco. Ok, grazie mille Sofia.
Ti lasciamo, tanto dopo abbiamo un altro video che ti riguarda. E facciamo adesso una piccola pausa gioco. Cos'è la bomba? Va bene. È un gioco e noi daremo un argomento e i nostri ragazzi qua presenti dovranno dire una parola che c'entri con l'argomento. Prego. MILF. Trisom. Lesbian. Anal. Mi fai partire? Asiatica. Gay. Cosa ho detto? Aspetta, 50 più. Teenager. Hentai. Amatoriale. L'ho già detto. Io. L'hanno già detto. L'abbiamo già detto. Orge. Scambisti. Bondage. Trans. Squirting. Non l'hai detto? No. Quindi hai perso, posso. Va bene, allora colleghiamoci adesso con Zuccotti, il professor Zuccotti, che ci parlerà appunto di pornografia. Allora, cosa dire? Che non c'è nulla di scandaloso innanzitutto, nel senso che cioè, il porno accompagna da secoli la storia dell'umanità e fondamentalmente ha anche una sua funzione. Secondo me l'arrivo di internet come fenomeno di massa, con l'arrivo di internet i contenuti pornografici sono diventati sempre più spinti e violenti. E questo può essere un problema, nel senso che prendo dei dati dal Corriere della Sera, ad esempio, e secondo le ricerche che hanno fatto loro, il 30% dei ragazzini tra gli 11 e i 12 anni ha i primi contatti con il porno in rete, per salire al 50% tra i 13 e i 14 anni e fino al 70% dai 15 ai 18 anni. Per cui, ripeto, non mi scandalizzano più che altro, più di tanto i numeri, anzi, non mi scandalizzano per niente i numeri. Il problema è il tipo di contenuti che i ragazzi vanno ad approcciare senza un filtro di realtà che gli permette di leggere questi contenuti. Nel senso che, non lo so. Sono tantissimi ragazzini che guardano ad esempio i film horror anche con il benestare dei genitori, ok? Ma perché c'è di fianco una consapevolezza del fatto che il film horror resta un qualcosa di fantascienza, resta un qualche cosa di assolutamente non realistico, anche se potremmo definire in alcuni casi possibile, diciamo, ma assolutamente non realistico e non comune, non è la realtà quella cosa lì. Questa cosa invece, secondo me, manca all'interno della pornografia ed è la cosa più grave, insomma, nel senso che se fino a prima di internet i genitori, la scuola, la società poteva sentirsi tutelata dal non dare informazioni a riguardo, tutelata dal fatto che dovevi comunque avere almeno 18 anni, l'edicolante ti guardava in faccia o ti chiedeva un documento prima di venderti quello che poteva essere, non so, un giornaletto porno dell'epoca. Adesso questa cosa è totalmente saltata, per cui voglio dire, quella barriera che tutelava la vergogna, magari la morale all'interno della famiglia in cui appunto ci pensava qualcun altro a tutelarti da determinati argomenti, questa barriera non c'è più. E il problema è che, sempre stando alle statistiche, cioè sono le conseguenze sui comportamenti di questi ragazzi, cioè
in poche parole, gli adolescenti esposti con regolarità, che guardano con regolarità immagini o video di questo tipo di pornografia, che ripeto è diventata sempre più violenta, tendono ad avere atteggiamenti sessisti, macisti e sempre più aggressivi, ok? Cioè, quindi atteggiamenti in cui la donna è sempre più considerata un oggetto su cui sfogare i propri bisogni, diciamo così. E questa cosa qua è assolutamente negativa, soprattutto se guardiamo l'indirizzo verso cui si muovono non solo appunto, i movimenti femministi, ma verso cui si cerca, verso cui cerca di muoversi l'intera società. E il fatto che in Italia non ci sia un'educazione sessuale se non sporadica, a macchia di leopardo, oppure affidata non direttamente, ma affidata solamente all'etica di un docente che può affrontare certi discorsi, come non può farlo perché non c'è un programma ministeriale che te lo imponga, tra virgolette, affidata, non lo so, alle decisioni di presidi più illuminati che invitano determinate realtà a scuola a parlare di certe cose, ecco, questa cosa qua genera dei problemi sociali di vario tipo. Ad esempio, sempre stando alle statistiche, si legge che il 70% dei giovanissimi che guarda porno ha comportamenti sessisti contro il 30% di chi non li guarda. Il 35% di persone che guarda porno ha continui, abituali atteggiamenti di pressione verso il proprio partner per avere rapporti sessuali che non sono consenzienti o comunque forzano il partner ad avere rapporti sessuali che non avrebbero, che non vorrebbero avere o comunque che di questo tipo, insomma. Ok, quindi abbiamo visto un po' l'impatto che ha avuto la pornografia. Secondo lei ad oggi è ancora un tabù tra i giovani o comunque tra le persone in generale? Allora, secondo me non è un tabù tra i giovani, ma è più un tabù tra gli adulti. È più, come dicevo prima, una paura che gli adulti prima sublimavano, diciamo così, attraverso delle leggi che facevano sì che prima dei 18 anni di sesso, o comunque di pornografia, non di sesso, ma di pornografia, non si dovesse parlare perché i ragazzi non dovevano per legge, diciamo, averci a che fare. Mentre adesso, secondo me, questa cosa qua sconvolge o comunque crea crea dei disagi anche all'interno delle famiglie che non sono state abituate purtroppo a parlare di certe cose con ragazzi e ragazze minorenni, insomma. Ok, grazie mille per il suo intervento, prof. La saluto. E adesso direi di fare un altro gioco. Ok, in pratica adesso vi darò una carta, sarete divisi a coppie. Okay. Darò una carta a una persona della coppia e la leggerà. La prima parola che vedrete sarà quella che dovrete far indovinare al vostro partner. Vabbè. Non potete dire le parole sotto. Ok. Ok. Scegli pure una carta. Scelta. Vai, devi farla indovinare a lui. Passali il microfono. Posso avere un minutino per pensarci? No. No, ok. Cavolo. Non fargliela vedere? No, non la faccio vedere. Allora, è un qualcosa che fa parte di te, sia nel tuo aspetto fisico, comportamentale e sessuale. Ha detto personalità, non è persona. Non è, ci si avvicina. Hai un'idea?
Cos'è che hai detto prima? Personalità. No, non è personalità, mi dispiace. Non lo so. Ok. Non posso perché sono tutte scritte quelle che mi servono. Era orientamento sessuale. Avete perso, andiamo con l'altra coppia. Scegli una carta. Ok. Ne ha appena parlato il prof Zuccotti. Di HD, dai. C'è molto imbarazzo nel parlarne. Abbiamo fatto una bomba anche su questa cosa. Con le categorie. Porno. Categorie pornografiche. Pornografia. Sì. Ok. Abbiamo tempo per farne un altro turno, quindi posso. Vai, Guzzo, scegli te. Se, nel frattempo, se le volete, quando ve le regalo. Il ragazzo e te, nell'atto, raggiungete il massimo. Orgasmo. Perfetto. Esattamente giusto. Facciamo un'altra. Scegli. Serve a evitare figli o malattie. Non... contraccettivo. General... No. No. È un sinonimo. Un sinonimo. Preservativo. No, più generale. Metodi di contraccezione. No. Però c'eri vicino. Contraccezione. Non so cosa dire. Il concetto è quello, però è una parola diversa, non so come indirezionarti. Pillola, protezione. Continua. Sono due parole separate, più o meno. Pillola anticoncezionale? Sì. Mm-hmm. Sì. Senza pillola. Anticoncezionale. Ha detto proprio. Non potrei dire. Ok, abbiamo parlato un po' di tabù. Adesso vorrei parlare anche con un video di Norma Rossetti, che è una CEO di un'azienda, My Secret Case, che produce sex toys. Vorrei mostrarvi questo video. Ciao a tutti, mi chiamo Norma Rossetti e sono la fondatrice di My Secret Case e mi auguro che tutti conosciate come la prima community dedicata alla liberazione sessuale e il primo sito per il piacere accessibile a tutti. Prima domanda. Come ti è venuto in mente di creare un sito di sex toys? Di pancia la risposta è il gioco che ha accompagnato il percorso di My Secret Case e anche il mio in tutti questi anni. My Secret Case è stato fondato nel 2014 da un'idea nata per gioco, quindi ad una cena di amici in cui si parlava anche di business, si facevano considerazioni su quali potessero essere i mercati del futuro, quindi in cui portare un'innovazione, ma anche i mercati evergreen, quelli che non tramontano mai, no? Quelli che vanno sempre di moda. E chiaramente è uscito il sesso. Per cui poi nei giorni successivi, nei mesi successivi, il lavoro è stato un lavoro personale come donna e anche di portare un pensiero, ma anche una realtà, ecco, che allineasse l'Italia agli altri paesi europei, dove già stava avvenendo una rivoluzione sessuale, dove già c'era un pensiero diverso rispetto alla donna, che era sempre stata considerata, no, l'oggetto sessuale, l'oggetto del desiderio, e quindi era importante spostare questa attenzione dalla donna come oggetto alla donna creatrice, no, della dimensione erotica, fino a diventare anche creatrice dell'oggetto sessuale. Non so se qualcuno di voi conosce Le ragazze di Eva, che è il primo sex toys che si reggeva senza mani, un sex toy scritto Rideo, e loro
sono effettivamente delle sex designer che poi hanno portato questo progetto nelle università. Quindi c'è stato proprio uno spostamento all'interno della sex industry, levando anche quello che era diciamo il vecchio immaginario del sexy shop confinato nelle periferie delle città e soprattutto con una donna oggetto da proporre in vetrina. Seconda domanda, i sex toys sono pensati soprattutto per le donne? Allora, sicuramente c'è una tendenza e un'attenzione verso il corpo femminile, per cui se anche penso a quali sono i best seller del nostro sito, ma in generale proprio all'interno dell'industria dei sex toys, sicuramente c'è il vibratore Labbit che è stato un po' anche lanciato da Sex and the City. Sicuramente voi siete di un'altra generazione, ma ancora tutt'oggi rimane un best seller. Da qualche anno il succhiaclitoride è sicuramente il toy più amato in generale dalle donne, ma anche dalle coppie, perché alla fine il sex toy si usa in un contesto di gioco di amore che va molto al di là del genere. Però sì, dal punto di vista della stimolazione, effettivamente sono pensati più per il corpo femminile. Ok, ora rispondo a un po' di domande che avete fatto sui sex toys, un po' generiche, quando sono nati, a cosa servono, eccetera. Allora, i sex toys in realtà hanno una storia lunghissima, se pensiamo che Cleopatra usava dei dildo in vetro e se andiamo indietro nel tempo e vediamo l'oggetto dildo come il fallo, che era anche protagonista di rituali, templi, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso hanno veramente una storia antica, e anche il preservativo, perché il primo preservativo era proprio fatto in carta di papiro e risale ai tempi di Cleopatra. Se invece pensiamo a quando sono diventati famosi, diciamo, di uso un po' più mainstream, i sex toys che conosciamo oggi, quindi quelli con le vibrazioni, i cambi di velocità, insomma con i motori, dobbiamo tornare agli anni 50 e diciamo con l'elettrodomestico alla fine anche il sex toys prende piede piano piano nelle case delle persone. Noi in Italia abbiamo parlato di questi oggetti e ci siamo avvicinati ai sex toys un po' dopo rispetto agli altri paesi. In Italia ci abbiamo messo un po' di più, sia dal punto di vista proprio della proposta di oggetto che nel farlo diventare un oggetto, diciamo, di uso quotidiano. Chiaramente ci piace parlare dei sex toys come oggetti di uso quotidiano comuni, oggetti che non vanno nascosti nel baule, oggetti che sono anche degli alleati, perché a volte sono un pretesto per parlare di altro, per portarci in una dimensione che è molto più di racconto, che è appunto l'educazione sessuale, ma anche l'educazione al piacere, che è importante, no? Perché sempre ce la dimentichiamo. E per parlare di autoerotismo, di masturbazione, per parlare di tantissimi temi che affrontiamo su My Secret Case. Quello che mi piace di più rispetto proprio a quello che portano i sex toys è il tema del gioco e il tema del piacere, che a mio avviso sono le energie più potenti dell'universo, no? Cioè, anche letteralmente, se riconduciamo il piacere e il gioco alla creazione, è sicuramente quello senza di cui non possiamo, cioè non possiamo vivere senza il piacere e senza giocare. No? Purtroppo da bambini, diventando adulti, la dimensione del gioco viene sempre più castrata per la società che abbiamo creato, ma è banale dirlo, e quindi i sex toys possono essere proprio un modo per ritornare a questa dimensione di gioco e farlo quando facciamo l'amore, che è, diciamo, anche il momento che diciamo ci coinvolge di più. Quindi i sex toys aprono una porta rispetto all'inclusione, perché, come dicevo prima, è un po' il terzo, no? Che si aggiunge all'interno di una coppia, se si parla di coppia, ed è un elemento aggiuntivo
esterno che in qualche modo dobbiamo accettare, no? Dobbiamo fare forse un percorso per usarlo, per masturbarci, sia da soli che insieme agli altri. Chiaramente insieme al piacere e al gioco va di pari passo la salute, perché questi oggetti comunque sono pensati anche per altro. Pensiamo alle palline vaginali, che hanno uno scopo più terapeutico, no? Di allenamento del pavimento pelvico piuttosto che di divertimento. Oppure pensiamo ad alcuni dilatatori vaginali, per chi soffre di vaginismo e ha alcune problematiche, dolore nella penetrazione, possono essere di grande aiuto. Alla fine il materiale di cui sono fatti principalmente è silicone medicale, che è un materiale usato appunto nell'ambito medico. Arriviamo invece all'ultima domanda in cui chiedete della community. Per me Secret Case è stato importante sia in termini di valori, perché c'è tutta una missione sociale che chiaramente guida il brand, ma anche proprio come mercato. Per entrare in questo mercato c'era bisogno di fare educazione sessuale e educazione al piacere. Chiaramente negli altri paesi non è la stessa cosa, ma vi assicuro che diciamo, qui senza un supporto di questo tipo non si sarebbero aperte così tante strade su questo tema del sesso e della liberazione sessuale. Il lavoro che facciamo ogni giorno sui social è un lavoro di inclusione, di condivisione, è la voglia proprio di creare uno spazio in cui potersi raccontare, in cui potersi sentire non giudicati e anche fare delle proposte, perché alla fine siamo arrivati in una dimensione in cui moltissime cose le creiamo insieme alla community. Da alcuni video, quindi parlare di topic che la community ha bisogno di affrontare, cioè il coming out, l'identità di genere, l'orientamento sessuale, la disabilità e la sessualità, eccetera, eccetera, a cose più divertenti che trovare i nomi dei sex toys, piuttosto che attività culturali, o scrivere il nostro libro. Cioè noi con la community abbiamo realmente scritto il nostro libro, che trovate in tutte le librerie, che si chiama Scoprire e Scopare, ed è un manuale per sesso da manuale. Chiaramente è una provocazione, e la cosa bella è che tutte le persone là dentro sono persone vere che portano il loro corpo e la loro esperienza. Quindi tornando ai social, per chi non ci segue, ci segua, perché è veramente una fonte preziosa, è un appoggio prezioso dove l'educazione sessuale non è qualcosa che è in carico alle istituzioni. Purtroppo l'Italia è all'ultimo posto tra i paesi che appunto ancora non hanno un'educazione sessuale all'interno delle scuole di qualunque ordine e grado. Per cui un po' ci siamo presi la responsabilità, no? Anche vendendo oggetti deputati al piacere, di fare educazione, di fare informazione. Come ci piace farla? Ci piace parlare in modo diretto, ci piace usare il linguaggio che usano i giovani, ci piace non ridurla alla biologia, e ci piace farlo anche in un modo libero, scanzonato e ironico. Vi invito a guardare il progetto che attualmente è sul sito, si chiama My Secret Case Education, e avete a disposizione, oltre a tutto il lavoro che noi facciamo sui social, anche dei videocorsi fatti proprio da esperti. C'è l'andrologo, c'è la ginecologa, ma c'è anche l'antropologa, si parla anche di diritti con Katie La Torre, che forse conoscete come attivista e avvocata. È proprio questo videocorso, questa serie di videocorsi, quindi diverse ore, che sono state fatte con l'aiuto dei professionisti e messe a disposizione delle persone, perché di fatto i temi sono quelli del documento ufficiale redatto dall'OMS per l'educazione sessuale. Un altro elemento per noi importante è che il linguaggio che usiamo sia un linguaggio realmente inclusivo,
e l'informazione, l'educazione sia un po' allo stesso livello, per cui non ci poniamo come maestri che insegnano qualcosa, ma ci poniamo come persone che parlano con altre persone, no? E che creano qualcosa insieme. Vi voglio leggere proprio un pezzo del nostro libro che racchiude in modo un po' sintetico quello che è la missione di Matigre e Keissa e anche il progetto educativo che portiamo avanti. Il sesso è un mondo orizzontale, per la verità molte volte anche verticale. Un mondo dove siamo veramente pari, anche se siamo in tre o in cinque, dove non conta se stiamo sopra o sotto, se dominiamo o viceversa. È il sesso, il vero palcoscenico di parità, di uguaglianza, di inclusione, dove tutte le emozioni sono concesse, dove non ci sono uomini, non ci sono donne, ma solo persone. E con questo vi lascio e vi ringrazio per proprio interessarvi, supportarci e dare vita a tutto quello che sta accadendo oggi, per fortuna, nella nostra società. Ciao. Ringraziamo Norma per il suo contributo, che oggi purtroppo non è potuta venire, ma ci ha comunque mandato questo video. E adesso invece abbiamo un altro contributo, sempre di Sofia, riguardo l'educazione mestruale. Per cominciare a trattare questo tema, parto da una domanda, che è: se pensi alla parola ciclo mestruale, se pensi al ciclo, che cosa ti viene in mente? Hai un immaginario più positivo, più di qualcosa di curioso, interessante, importante, potente, oppure hai un immaginario che si presenta come qualcosa di invece ostico, difficoltoso, doloroso, oppure del tutto indifferente, cioè che sia una cosa o l'altra, bello, brutto, non è importante, è qualcosa che esiste, che non, cioè non è importante realmente, no? È neutro per te. Allora, di solito l'immaginario più comune, gli immaginari più comuni sono quello del dolore e quello della neutralità. Perché così è come ce l'hanno insegnato, niente di che, è così che comunque nel mondo, nella nostra società viene portato. Tanto che per alcuni è vissuto quasi come una malattia, cioè il ciclo mestruale e allora c'è qualcosa che mi dispiace, insomma, no? Che tu debba vivere tutto questo. C'è quindi un vero e proprio analfabetismo mestruale che pervade tutta la società. Giusto negli ultimi anni, negli ultimi tempi, sta cominciando a venire fuori una flebile voce, un sussurro sul tema. Però, come dire, il lavoro da fare è molto, perché l'ignoranza dilaga sul tema. E questo come c'entra con l'educazione sessuale? C'entra perché se già per l'educazione sessuale viene occupato, viene dato un posto marginale, per l'educazione mestruale ancora di più. Soprattutto perché la mestruralità è un fenomeno che coinvolge più della metà della popolazione mondiale e su cui c'è un silenzio tombale. Quindi ci troviamo davanti a, dobbiamo riconoscerlo, a una situazione abbastanza assurda. Perché è un fenomeno che non solo riguarda metà della popolazione mondiale, ma impatta sulla quotidianità di una persona che ce l'ha, di una donna, in maniera molto forte, e anche e soprattutto sulla sua sessualità. Quindi la riflessione di oggi ci deve portare, ci porta a comprendere, a riconoscere che è necessaria un'educazione mestruale. È necessaria soprattutto a partire dalla preadolescenza, dai 9-12 anni, dove il tipo di accompagnamento, educazione alla mestrualità chiaramente deve essere valutato, deve incontrare le necessità e il momento che stanno vivendo, no? Le bambine. Quindi l'arrivo del mestro, l'arrivo del sangue va accompagnato, altrimenti se non viene accompagnato e anzi viene investito di significati negativi o neutri, questo crea una spaccatura, una separazione tra
La persona è il proprio corpo, tra la persona e la società, tra la persona e gli altri. Quindi dobbiamo innanzitutto accompagnare quell'aspetto, quel primo arrivo, quel passaggio, un passaggio non accompagnato e fatto passare così nel silenzio e nella poca importanza del fatto, viene chiaramente gestito al meglio che si può, facendo degli errori normali che se poi però rimangono lì e diventano voragini, creano dei problemi e dei vuoti incredibili. Nel caso specifico invece dell'adolescenza, di chi quindi vive già la ciclicità presumibilmente da qualche anno, quindi sicuramente è entrata più in confidenza, più conosce questo fenomeno, più ci è abituata banalmente, invece è importante andare un po' più in profondità. Sicuramente colmare il vuoto educativo se questo non è stato ricevuto, se questo non è stato effettuato dal punto di vista delle informazioni anche di base. Per esempio, anche solo spiegare la differenza tra vagina, vulva e utero, oppure spiegare che il ciclo non è i 4 giorni di sangue, ma è l'intero processo di 28, 29, 35, 26, quello che vivete voi. Quindi andare a colmare questa parte e portare consapevolezza sulle fasi che si alternano in questo ciclo, in questo processo. E cosa cambia? Cosa succede? Che temi emergono di più, che tipo di vissuti ci sono, non solo fisici quindi, ma psicologici, emotivi, simbolici, anche di ascolto del corpo nel linguaggio che ha, di quello che ci sta dicendo, di sensazioni. Per questo la sessualità c'entra a maggior ragione. Quindi, infine, in sintesi, ripeto, è importante che noi cominciamo a vedere l'educazione mestruale come un aspetto essenziale e fondamentale dell'educazione sessuale, dell'educazione affettiva. Deve essere un aspetto assolutamente fondamentale, centrale, perché è un fenomeno così importante che dà una serie di influenze e ha una serie di significati che c'entrano con il vissuto di chi vive tutto questo, è veramente dobbiamo occuparcene, non c'è niente da fare, altrimenti viviamo in una situazione in cui continuiamo a nascondere una cosa grande come una casa sperando che nessuno la veda. Insomma, sappiamo e conosciamo già i danni che ha fatto non conoscere la propria ciclicità e non considerare questo aspetto come importante. Quindi vediamo di fare un cambiamento, di attuare un cambiamento in questo senso. Ringraziamo anche Sofia che si è prestata per fare questi due interventi. E adesso vi apparirà in sovrimpressione anche un link di Slido. Di quello di cui parlavo prima, insomma, è un quiz. Abbiamo preparato noi le domande riguardanti ovviamente l'educazione sessuale e quello di cui abbiamo parlato durante la live. Da qui potrete vedere un QR code che potrete scannerizzare per aprire il link. Vi servirà magari un telefono, un cellulare per poterlo fare. E poi parteciperanno anche i ragazzi qui presenti con me. Ora invece un'altra bomba che vi piace molto. Vai. Eterosessuale. Bisex. Omosessuale. Pansessuale. No binary. Pansessuale. Asessuale. No, no. Fluido. Polisessuale. Polisessuale, ha detto. Omosessuale. L'hai già detto? Qua mentono. Che altri generi ci sono? Stop al tempo, hai 5 secondi per farlo. Posso? Prova. Trans? Come Poliamoroso. Demisessuale. Oh, li sa, però. Sì,
futuro. Niente. Scusate. Basta. Introduciamo allora adesso, dato che abbiamo parlato anche di no binary, un video di Lila, una persona non binary appunto, che parla dell'identità di genere. Ciao. Allora, intanto volevo ringraziare perché mi è stata data la possibilità di partecipare e di dare il mio contributo a questo progetto giovane che ritengo interessante e importante, anche se non in diretta, perché purtroppo si sono accavallati degli impegni. Proseguo quindi con rispondere alle domande che mi sono state poste. Qual è il pronome più corretto per una persona non binary? Allora, formalmente si dovrebbe dare del loro, quindi del voi, nel momento in cui ci si rivolge direttamente alla persona interessata. Detto questo, mi viene da fare una riflessione sul fatto che sia importante lavorare a livello pedagogico, quindi culturale, sociale, non solo sulla decostruzione del linguaggio, ma anche sul normalizzare il chiedere. Se la persona che incontriamo quando viene incontrata per la prima volta, come desidera autodeterminarsi in quel momento specifico. Io personalmente non sono una persona che è troppo attaccata a questa questione, la maggior parte delle persone si rivolge a me al femminile. C'è stato un periodo in cui, soprattutto quando stavo diciamo prendendo consapevolezza di me, in cui ho provato fastidio. Però poi onestamente sono giunta alla conclusione che il mio essere e sentirmi non binary si esprime in molti altri modi e soprattutto è una questione di, come dire, autodeterminazione e consapevolezza interiore o anche esteriore, ma comunque personale per me. E quindi non è un trigger, un motivo quindi di disturbo, il essere chiamata al femminile o al maschile o in qualsiasi altro modo, perché io mi sento sempre io, che comunque mi identifico in una con un'identità non binary. Però il linguaggio, la questione del linguaggio è una questione molto importante, perché è fondamentale, soprattutto a livello giuridico e politico, il riconoscimento degli stessi diritti a tutte le categorie umane, anche se il termine categoria non mi piace per niente. Hai mai ricevuto un'educazione sessuale? Se sì, ti ha aiutato e come? Se no, avresti voluto riceverla? Allora, io in casa sono stata molto fortunata perché comunque ho ricevuto un'educazione libertaria, non mi è mai stato imposto niente, negato niente e non c'è mai stata una reazione negativa rispetto al mio modo di essere, di fare, di parlare. Ho sempre potuto raccontare apertamente le mie esperienze, i miei pensieri, e questa è una cosa che non tutte le persone hanno, purtroppo, e questa è una conseguenza anche culturale fortissima. Ma soprattutto, soprattutto nelle fasce sociali in cui c'è un'alta povertà economica, di solito accompagnata anche da un'alta povertà culturale insieme, quindi perché senza lo strumento culturale le persone non hanno modo di assumere, di porsi domande, ecco. Ho ricevuto scolasticamente sia alle medie che al liceo che anche alle elementari la classica educazione medica anatomica, e meno male che ho avuto almeno quella, perché vi assicuro che lavorando come educatrice ho sentito dire delle cose agghiaccianti ai genitori di alcuni ragazzini e ragazzine, ragazzin con cui mi è capitato di lavorare.
cose della serie, anche se l'hai fatto senza preservativo, dopo, quando è finito, basta che ti fai un bidet, tranquilla, è tutto a posto. Quindi, giusto, lo so, è un po' forte forse sentirsi dire, ma è giusto per rendere l'idea di quanto sia veramente necessario e fondamentale lavorare sull'educazione all'affettività e alla sessualità e al piacere nelle scuole, sin dalla prima infanzia. Non solo perché così si permette, sin dal principio, alle persone di conoscersi, autodeterminarsi e quindi crescere felici e felici e serene nel mondo, ma anche di riconoscere l'altro, no? Riconoscere la propria unicità e l'unicità dell'altro, ma anche la propria equità ed uguaglianza in quanto a bisogni e necessità. E questo tipo di educazione è ciò che ci permette di creare dei rapporti sani, delle reciprocità sane, di costruire una rete sociale che non si basi sulla separazione, sul giudizio, sul pregiudizio, ma sull'entrare in relazione e in comunicazione. Quindi sì. Avrei voluto riceverla, questa educazione, perché anche se sono stata fortunata come persona, ho avuto molte difficoltà, perché sono da sempre stata etichettata come la persona, come il soggetto strano di turno. Il comportamento delle persone, soprattutto quando ero molto più bambina, è spesso scaduto in bullismo, emarginazione, insomma, quant'altro. E questo mi ha lasciato dei segni, a me personalmente, che ci ho messo davvero tanto, tanto tempo per poter lavare via. E oggi sono grata della persona che sono. Sicuramente anche grazie a questo, però ecco, è un tipo di inferno che non augurerei a nessuno, perché crescere sentendosi sol non è bello. E so che sono persone che sono estremamente più sfortunate di quanto possa esserlo stato io. Quindi io mi auguro che progetti come quello che state facendo voi, come tanti altri che stanno nascendo e le nuove generazioni di educatori e insegnanti, riflettano e agiscano. Una persona non binary è automaticamente bisessuale? No, no, non necessariamente. Siamo esseri molto complessi. Le persone in generale, intendo, sono esseri molto complessi. Abbiamo un'identità di genere, un'identità biologica, un orientamento sessuale, un orientamento romantico, un orientamento relazionale. Ad esempio, ho un'identità biologica donna, femminile. Mi sa un'identità di genere non binary, ho un orientamento sessuale bisessuale, ho un orientamento relazionale che per la maggior parte della mia vita è stato monogamo, però attualmente credo di collocarmi in maniera più vicina all'anarchia relazionale. Mi sono avvicinata al poliamore per un po' di tempo. E ho un orientamento romantico prevalentemente verso il maschile. Tutto ciò significa che, appunto, no, in termini di, che ne so, orientamento sessuale e orientamento, affettivo romantico, vuol dire che mi eccitano e mi piace magari fare sesso sia con il maschile che con il femminile, o magari con persone che incarnano entrambe le identità o di più, però non ho. Tendenzialmente mi capita di innamorarmi di uomini, almeno uomini esteticamente, perché poi, appunto, come dicevo, siamo esseri complessi. E non fissi, tra l'altro, perché, appunto, come dicevo prima, il mio orientamento relazionale, ma anche, insomma. Ci possono essere, cioè variamo nel tempo, no? Anche a seconda della persona che incontriamo, con qualcuno ci possiamo sentire più disposti a un certo tipo di relazione, con qualcun altro ad un'altra. Insomma, è bello secondo me anche potersi dare la possibilità di esplorare,
insomma, non darsi mai per scontati. Ecco. Ok, grazie mille ancora a Lila, che anche lei purtroppo oggi non è potuta venire, essere presente per la diretta, ma ci ha mandato comunque anche lei un video. Adesso parliamo invece di contraccettivi con Gaia. Ciao. Allora, tutte queste informazioni le ho trovate sul sito salute.gov.it, che è il sito del Ministero, quindi per qualsiasi informazione aggiuntiva potete andarla a consultare. I contraccettivi si dividono in prima, durante e dopo. Il prima e il durante sono quelli, diciamo, un pochino più conosciuti. Prima sono divisi in interni e ormonali. Quelli interni sono la IUD, non permette il passaggio dello spermatozoo ad arrivare all'ovulo. Si dividono in IUD ormonale e a rame. Se no, invece, quelli ormonali impediscono l'ovulazione, quindi non hai la possibilità di rimanere incinta e bisogna consultare la propria ginecologa o un medico di base, e sono l'anello, la pillola e il cerotto. Molte donne le conosceranno bene. E tutti questi metodi anticontraccettivi non garantiscono la copertura da magari HIV e altre malattie sessualmente malattie, grazie. Questi sono il prima. Invece il durante si divide in condom, che è quello, diciamo, più conosciuto ed è maschile, quindi lo deve indossare l'uomo, si devono ricordare di indossarlo perlomeno, e il diaframma, che è quello femminile. Allora, il condom protegge sia dalle malattie sessualmente trasmissibili che anche dalla gravidanza in sé, e invece il diaframma non protegge dalle malattie. Principalmente ci soffermiamo sulle malattie perché la gravidanza non è vista come un problema, anzi tutt'altro. Se no, abbiamo altri metodi contraccettivi sempre durante, che sono gli ovuli, delle creme e delle capsule, ma queste, come abbiamo detto, non proteggono dalle malattie. Quelli naturali, il più famoso credo sia il coitus interruptus, che è quando il ragazzo sente che sta per eiaculare, esce, e quindi non si ha il rischio di rimanere incinte, ma sempre di trasmettere malattie. Gli ultimi sono quelli dopo il rapporto sessuale, che si dividono in farmacologici e non farmacologici. Quelli farmacologici sono la pillola del giorno dopo e la pillola dei 5 giorni dopo. La pillola del giorno dopo, se sei maggiorenne, non hai bisogno della prescrizione del medico, quindi puoi semplicemente andare in farmacia a richiederlo. E per altre pillole, in base ai loro contenuti, hai bisogno delle prescrizioni. Ce n'è una che non viene né prescritta e né data in farmacia se si è maggiorenni, che è la RU486, viene data solamente in ospedale, quindi bisogna recarsi in ospedale e richiederla. Quelli non farmacologici sono la IUD a rame, che ho nominato prima, e non permette la gravidanza, però hai sempre il rischio di contrarre malattie, e semplicemente non la permette perché intacca gli ormoni e la parete dell'endometrio, quindi non la rende adatta a una probabile gravidanza. Va bene. grazie mille. Adesso vedrete riapparire la schermata per lo Slido. Adesso prendete il vostro cellulare, scannerizzate il QR code oppure andate sul sito e vedrete apparire delle domande che farò anche ai nostri concorrenti. Vedrete di rispondere il più velocemente possibile, come faranno anche loro, quindi sarete un po' come dei concorrenti effettivi anche voi, soltanto da remoto. Quindi, la prima domanda era: la pillola anticoncezionale si può comprare in farmacia senza ricetta? Le risposte sono no, sì a tutte le età, oppure sì, ma solo se sei maggiorenne.
Sì, solo se sei maggiorenne. Tutti d'accordo? No. C'è qualcuno no? Per mia esperienza personale dico di no. Concordo con Gaia, per mia esperienza personale direi proprio di no. Mi fido di loro. E invece è giusta quella, sì, ma solo se sei maggiorenne. L'hai detto anche tu prima, Gaia, in realtà. Ma me la continuano a chiedere. Esatto, me la chiedono la ricetta. Quello non posso parlarne. Seconda domanda. I contraccettivi aiutano a regolarizzare il ciclo? Vero o falso? Dipende che tipo di contraccettivi, quindi falso. Falso? Vero? Vero. Hanno ragione loro, è vero. È vero anche, dipende da quali tipi di contraccettivi, ma il più comune è la pillola e aiuta a regolarizzare il ciclo. Quindi, terza domanda. Qual è il metodo più sicuro per evitare malattie sessualmente trasmissibili? La pillola, il profilattico, la spirale o la coppetta? Profilattico. 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 Ed è giusto, è il profilattico. Quarta domanda. Cos'è l'endometrio? Un ormone, una membrana o lo strato esterno dell'ovulo? Ormone. La seconda. Quindi, membrana? La membrana. La terza cos'era? Lo strato esterno dell'ovulo. Una membrana. Ok. Ripetimi la prima e la terza. Un ormone. Un ormone, una membrana o lo strato esterno dell'ovulo? Lo strato esterno dell'ovulo. Era giusto una membrana. Però ascoltatemi quando parlo. Quinta domanda. I preservativi hanno una data di scadenza. Vero? Falso? Vero. 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 Ed è vero. Ultima domanda. Chi ha inventato i primi sex toys? Cleopatra, che riempì un contenitore con delle api per ottenere un simil vibratore. Julius Bartels, creò il primo stimolatore meccanico ed era pensato per il genere maschile. Dottor Mortimer Granville, che creò un congegno elettromeccanico di forma fallica, collegato ad un alimentatore grosso quanto un frigorifero. Oppure Cleopatra, che però utilizzava del dildo in vetro. Cleopatra con le api. Cleopatra con un dildo di vetro. Aia. con Cleopatra con delle api. La terza del frigo. Del dottor Mortimer? Sì. Invece è giusto Cleopatra che utilizzava dei dildo in vetro. Cioè, quindi con le api. I risultati sono stati. La prima domanda, il 57% è riuscito a indovinare, contro il 29% che ha risposto di no e il 14% sì a tutte le età. La seconda domanda, quella sui contraccettivi che regolarizzano il ciclo, hanno risposto 57% vero e il 43% falso. Male. Quindi era giusto. Malissimo. Terza domanda, quella del metodo più sicuro per le malattie sessualmente trasmissibili, hanno indovinato praticamente tutti con l'83%, tranne un 17% che ha risposto la coppetta. Probabilmente non sapranno che cosa sia, però va bene. La quarta domanda, che cos'è l'endometrio, sono riuscite a indovinarla in 67%, un 33% ha detto lo strato esterno dell'ovulo e lo 0% un ormone. Quella dei preservativi che hanno una data di scadenza l'hanno azzeccata tutti con il 100%, mentre l'ultima è quella che penso abbia dato un po' più di problemi. L'hanno comunque azzeccata al 71%, quindi la maggioranza ha vinto, tranne un 14% sia per Cleopatra che per Jules Bartels.
E niente, noi abbiamo finito. E vorrei ringraziare in particolare l'azienda, quindi la D&D Group International, che ci ha permesso di fare questa diretta, i ragazzi qui presenti, ma anche la scuola, che è l'IS Falcone Gallarate, dove noi studiamo, il professor Zuccotti, che senza di lui non avremmo potuto fare nulla di tutto questo, e i nostri cari amati colleghi che adesso entreranno insieme a me per salutare. Vero? Ok, presentatevi. Ti sente? Perfetto, allora io sono Filippo Gallazzi. Io sono Gioffredi Benedetta. Vabbè, penso che me hanno capito chi sono ormai. Io sono Ferri Michael. Allora, è stato un piacere fare questa live. Ci teniamo a specificare che facciamo parte di un progetto indetto dalla scuola dell'Istituto Giovanni Falcone, e tutto questo è stato possibile grazie a D&D Group, che ci ha ospitato, ci ha formato per farci realizzare questo prodotto. Speriamo che sia stato di vostro gradimento e soprattutto di poterne fare altri in futuro. E direi che possiamo terminare qui, visto che siamo andati avanti già abbastanza. Quindi noi vi salutiamo a livello generale e spero che la live vi sia piaciuta. Grazie.